L'Italia dei Valori si esprimerà a favore della richiesta della Procura di Napoli perché riteniamo che non ci sia fumus persecutionis e che Papa, come tutti gli altri cittadini e comuni mortali, deve andare a rendere le proprie spiegazioni ai magistrati e lì far valere le sue eventuali ragioni. L'idea che il Parlamento si debba sostituire ai magistrati e fare una valutazione di merito è un'idea che viola contro i principi costituzionali, la separazione dei poteri e che finisce per trasformare la Camera in un quarto organo di giudizio che giudica i giudici invece di giudicare il comportamento dei propri appartenenti al Parlamento. In questo senso noi faremo sentire la nostra voce in difesa della legalità costituzionale, della divisione dei poteri, del rispetto dell'autonomia della magistratura. Abbiamo denunciato sin dal primo giorno il gioco delle tre carte che spesse volte è stato fatto da questa maggioranza per mantenere delle decisioni che altrimenti non poteva mantenere. Mi riferisco alle tante leggi ad personam che sono state fatte, mi riferisco ai tanti abusi decisionali portati avanti da questo Parlamento. Lei pensi che questo Parlamento ha deliberato che Ruby Rubacuore è la nipote di Mubarak? E tante altre amenità del genere. Quindi noi abbiamo già fatto tutte le denunce possibili all'opinione pubblica per denunciare appunto gli abusi funzionali portati avanti da questo Parlamento e da questa maggioranza. Oggi sentiamo in noi la responsabilità di costruire un'alternativa.